Ben ritrovati a tutti in questo videocorso di RealFlow, sempre Matteo Migliorini per voi. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, RealFlow riconosce subito gli oggetti in fase di simulazione di fluidi, quindi se abbiamo un emettitore, le particole se si scontrano contro un cubo, per esempio, riconoscono la forma del cubo o della sfera o di qualsiasi altro elemento e creano subito un'interazione con esso. Abbiamo anche visto che i fluidi possono interagire tra di loro e se hanno delle velocità diverse possono creare delle situazioni apparentemente diverse. Questo succede anche con gli oggetti. Allo stesso modo, gli oggetti possono anche essere spostati da un flusso. Prima di vedere come un flusso può spostare un oggetto, vediamo alcune cose base degli oggetti a livello di rigid body, soft body e passive body. Andiamo a crearci un piano, andiamo a crearci un cubetto e una sfera. Andiamo a inserire un daemon di gravity e se selezioniamo i nostri elementi, notiamo che abbiamo la possibilità di sotto simulation attiva la dinamica che in questo momento è no, quindi non è assolutamente attiva. Difatti, se io lancio la simulazione non succederà assolutamente niente. Se io invece vado ad attivare la simulazione, noto che ho Active Rigid Body, Passive Rigid Body e Soft Body. Che differenza c'è tra queste tre tipologie? Active Rigid Body l'attiviamo per la sfera, nel nostro caso attiveremo un oggetto rigido, quindi il mio oggetto sarà un oggetto considerato pieno, per esempio. Mentre nel mio cubo vado ad attivare un oggetto Soft Body, quindi sarà considerato un oggetto molto vicino a un elastico, molto vicino a un oggetto soffice, come potrebbe essere per esempio un cuscino. Mentre il mio piano gli diciamo di essere un passive rigid body. In questo modo sarà un oggetto di collisione. Tutto ciò che cadrà sul mio piano sarà stabile, non saranno presenti nessuna tipologia di spostamento appunto del mio piano nello spazio. Vediamo cosa vuol dire. Se io lancio la simulazione, noto che il cubetto cade, fa una mossa, diciamo, elastica, e la mia sfera gli cade addosso. Cancelliamo la simulazione, spostiamo un pochino il mio cubetto di lato e rilanciamo la simulazione. Noto che il mio piano rimane stabile, mentre i miei oggetti, quello elastico, quello soft body è un po' elastico, quindi ha un effetto appunto proprio di cuscino morbido, comunque di elemento morbido come se fosse gomma piuma o quant'altro, mentre la mia sfera è totalmente rigida. E vediamo difatti che ha un comportamento rigido nei confronti del mio oggetto. Queste proprietà le possiamo regolare tranquillamente dal pannello del Node Parameters in base agli elementi che abbiamo. Nel caso del soft body abbiamo la possibilità di, come anche negli altri casi, di andare a regolare la massa che avrà questo mio oggetto e nel caso specifico del soft body la sua elasticità, la sua frizione, quindi la sua forza di attrito rispetto agli altri oggetti, l'autocollisione e se è un oggetto plastico oppure no, la velocità, la rotazione e così via. Mentre per il mio rigid body ho la possibilità di dirgli come considerare il mio oggetto, la collisione se viene considerata all'esterno o all'interno, se è passivo oppure no, in questo caso non è passivo a differenza del piano, la massa, la resistenza all'aria e così via. E anche volendo l'elasticità e la resistenza e l'attrito che avrà rispetto agli oggetti. Vediamo che cosa vuol dire lavorare con queste proprietà. Se io vado ad aumentare la sua massa, per esempio, e vado a diminuire quella del mio soft body, noto che l'effetto dell'elastico, essendo una massa maggiore, viene accentuato ancora di più, pur non avendo agito sulle proprietà elastiche del mio oggetto. Di conseguenza, io potrei anche agire sulle proprietà elastiche, sull'attrito e così via. Ad esempio, andare a aumentare a 1 il range da 0 a 1, so aumentare queste proprietà per avere degli effetti totalmente diversi. Che differenza c'è a Geometry Collision Mesh? Abbiamo la possibilità di far considerare il mio oggetto come un'intera mesh, quindi prenderà la forma della mia mesh, oppure sarà un contenitore convesso, un box o una sfera. Questo è molto importante nel caso, ad esempio, se noi andiamo a duplicare queste mie sfere.
Vado a inserire un vis. Inserire anche il mio piano, lasciare il mio piano, in modo tale che il piano sarà un passive, mentre il mio vase sarà un rigid body. Però in questo caso vediamo cosa succede se gli dico box. Controlliamo che anche gli altri oggetti hanno le stesse caratteristiche. Lancio la simulazione. In questo caso ottengo questo. Naturalmente, essendo considerato come un box, ora non è visualizzato, lo potremmo visualizzare così, approssimizzarlo in questo modo, sarà considerata come se fosse un bounding box, quindi tutte le mie geometrie saranno calcolate in questo modo. Vado a resettare la simulazione. Al mio vase, invece di essere box, dico convex hull, volendo passive no, massa frizione, ok. Nel convex hull vediamo in questo caso che praticamente vanno a bloccarsi sopra, quindi posso andargli a dire mesh, collisioni verso outside, e le mie sfere si fermeranno perfettamente all'interno. RealFlow nasce sì come software per la simulazione di fluidi, però è anche un software che si può utilizzare benissimo per la simulazione di corpi rigidi. E quindi possiamo avere degli effetti anche reali, possiamo anche utilizzarlo per simulare delle simulazioni un pochino più complesse. Naturalmente questo è soltanto un primo passo di quello che possiamo fare. Cosa può succedere se noi invece andiamo a inserire ad esempio un flusso che va a interagire con questi miei rigid body? Naturalmente io posso anche resettare questi, o comunque impostare un initial state di questi miei oggetti. Quindi se io trovo che la mia simulazione, per esempio, è conclusa qui e la voglio far partire da questo punto, posso benissimo initial state yes e andarla a resettare, mettendo la spunta sul reset initial state, reset yes, vedrò che partirà da zero. Quindi vado a inserire un emettitore, in questo caso un emettitore circolare va benissimo. Gli vado ad assegnare una velocità magari più alta e vediamo che cosa succede se io lo faccio interagire. Notiamo che ora non si nota benissimo anche perché i miei oggetti hanno una massa molto molto grande, però comunque notiamo che vengono spostati, quindi io posso anche inserire degli oggetti e spostarli con i miei flussi. La simulazione non è perfetta al 100%, questo perché come in tutti i casi bisogna sempre trovare dei parametri che permettono di avere una simulazione perfetta. Non sempre, appunto, le simulazioni sono perfette al millimetro. Con queste piccole nozioni possiamo vedere come in questo esempio, dove abbiamo un box che al momento è bounding box, un emettitore che ha una forte velocità e altri oggetti dei quali abbiamo varie caratteristiche come il soft body e il rigid body, vediamo come quando vengono urtati dal mio flusso, dal mio fluido, questi elementi si comportano appunto in maniera diversa. C'è il rigid body che praticamente avrà una diversa deformazione rispetto al soft body. Con queste piccole nozioni possiamo anche creare degli oggetti se vogliamo farli spostare appunto con i fluidi stessi. Per esempio, se realizziamo un fiume che va a travolgere, una cascata che va a travolgere un paesaggio o degli elementi, possiamo pur spostare i nostri oggetti in questo modo.